Istituto Tecnico Agrario Open Day, un grande evento per far conoscere questa scuola antichissima che di anno in anno sta tagliando traguardi importantissimi. Tanti alunni si iscrivono e soprattutto il legame con l'università, quindi per un futuro prossimo anche lavorativo. Un istituto che cresce, che ha voglia di sperimentare le nuove conoscenze, ma soprattutto di dare una mano concreta per l'inserimento lavorativo ai suoi alunni. Importantissima, la più antica, la più storica della provincia di Salerno. Ricordiamo che l'Istituto Agrario è l'istituto più antico e credo che fosse in questo settore il più importante in assoluto. Io ogni anno vengo sempre con entusiasmo e vedo che Laura Cessaro, la dirigente, riesce ormai a diventare questo un punto di riferimento in tutto ciò che è il mondo dell'agricoltura e tutto ciò che è anche l'indotto del mondo agricolo. E credo che questo rappresenta un'eccellenza. E oltretutto credo che ci sia davvero qui una vera offerta formativa che dà a tanti ragazzi e a tante ragazze l'ipotesi reale di uno sbocco lavorativo. L'anno scorso presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Salerno è stato attivato il corso di laurea in agraria, da un titolo un po' particolare che è Gestione e valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette, che ha come obiettivo quello di valorizzare le risorse del nostro territorio in un'ottica di sostenibilità. In questa ottica è chiaro che è un rapporto privilegiato, cioè con tutte quante le realtà che già operano sul territorio e che contribuiscono da una parte alla formazione e dall'altra anche alla utilizzazione delle nostre risorse. Quindi l'Istituto di Eboli, che ha una storia antica e con il quale sicuramente ci sono degli obiettivi comuni sia per quanto riguarda la formazione, quindi il percorso che va sia dalla scuola superiore sia che continua poi con l'università, ma di interazione con il territorio, di miglioramento della qualità delle nostre produzioni, del miglioramento per l'ottimizzazione delle nostre risorse, delle aree protette che per noi è una risorsa molto importante. Quindi in questa logica ci sono ormai da 2 anni dei rapporti di collaborazione abbastanza stretti. Il numero degli iscritti cresce costantemente. L'anno scorso è stato il primo anno, abbiamo avuto un successo notevole per essere un corso al primo anno, infatti abbiamo avuto 134 iscritti, che è un numero importante. Speriamo che si ripeta ovviamente l'anno successivo, quest'altro anno con le nuove iscrizioni. È un corso che cerca di essere anche molto pratico, attento anche alla nostra realtà. Quindi abbiamo inserito molti laboratori, l'aspetto informatico è importante. Un aspetto particolare alle aree protette e un'attività di tirocinio e tesi sperimentale che dovrebbe permettere agli studenti di uscire dal nostro corso di laurea con un'autonomia nella capacità di svolgere dei compiti, di progettare, che oggi è un aspetto importante. In stretta collaborazione ovviamente anche con le aziende, quindi non soltanto gli istituti scolastici, ma un rapporto privilegiato con l'agricoltura salernitana prima e poi beneventana e avellinese anche, che rappresentano una realtà di avanguardia ormai nel panorama agricolo.
Io in questa scuola mi trovo molto bene e ci tengo a precisare che questa scuola ci permette di avere molti sbocchi lavorativi, innanzitutto perché è un tecnico, non un professionale, e ci permette quindi di ampliare le nostre conoscenze, di seguire le passioni quali la natura, gli insetti, geotecnia, entomologia, e abbiamo anche professori molto preparati, molto bravi, che ci spiegano con passione davvero quello che è importante per il nostro futuro e per un futuro lavoro. Ma anche sbocchi universitari. Esattamente, soprattutto perché è importante continuare. È inutile venire a una scuola preparatissima e poi non andare avanti. Non bisogna sprecare la passione e le capacità, soprattutto. Non c'è dubbio che l'Istituto Tecnico Agrario storicamente ha rappresentato e rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio, un istituto che si sposa bene con questo tipo di agricoltura. La Piana del Sele è un territorio che si presta benissimo a un'agricoltura di altissima qualità. Immaginiamo che qua siamo la culla dell'Europa della quarta gamma, è evidente che la tecnologia viaggia insieme alla tecnica e quindi insieme all'Istituto Tecnico Agrario. Ci sono obiettivi anche per questi ragazzi del mondo professionale, non solo l'università, ma proprio appunto anche per essere impiegati nel vivo dell'agricoltura. È evidente che i ragazzi dell'Istituto Tecnico Agrario hanno sicuramente una marcia in più. È evidente anche che un'agricoltura di qualità ha bisogno anche di professionalità, quindi di formazione, e l'istituto rappresenta l'elemento, diciamo, principe della formazione. Un perito agrario, in ogni caso un agronomo, in un'azienda agricola di qualità si sposa benissimo con la tecnologia e con l'innovazione. L'Istituto Tecnico Agrario è sinonimo di qualità, di agricoltura, ma soprattutto di preparazione per questi giovani. Questo di Eboli sì, in generale dovrebbe essere così, questo di Eboli sì, e te ne posso parlare in modo più soffuso, anzi non solo soffuso ma anche diffuso, perché qui ho incominciato a capire l'importanza dell'alimentazione e della preparazione, della didattica e dell'educazione. Mi vuoi fare un'altra domanda così la completo? No, nel senso che, perché qui è iniziata una delle mie più fortunate rubriche televisive, l'uomo che sta dietro la telecamera, è stato con me per tanti anni ed è stato il mio compagno di avventura, forse per lui di sventura, ma devo dire che un grande maestro tra l'altro. Mi hanno accompagnato tanti colleghi in questo percorso, ma il viatico stranamente è stato proprio l'Istituto Agrario di Eboli, quando 15 anni fa io arrivo per la prima volta a registrare il nuovo format che aveva come nome Provincia da Gustare, e mi trovo in una cucina un professore strano, imprevedibile, pazzo, Mario Monaco, che letteralmente tira fuori dal cassetto una di quelle ricette antiche della cucina povera contadina del nostro vasto territorio che è salernitano, che ha un nome onomatopatico, guarda come si può dire, mica è facile dirlo, Uciaulil, è da quella ricetta che parte poi straordinaria. Quindi che cosa dire dell'Istituto Agrario di Eboli? È un istituto formativo straordinario, è un istituto che ha addirittura una delle biblioteche, dopo quella di Alessandria, che tutti sappiamo, caro Antonio, non c'è più, 15.000 testi, 15.000 volumi, ma vuoi che ci sia una biblioteca in Italia, forse quella di Recanati, quella di Leopardi? Ecco, è un punto d'approdo ma anche un punto di lancio verso il futuro per i giovani. Oggi ho conosciuto un organettista di 18 anni di Altavilla Sidentina che interpretava l'organetto in modo straordinario, e gli chiedo: ma tu chi sei? Quanti anni hai? 18 anni, frequento la quinta, e l'anno prossimo che cosa vuoi fare? Vorrei restare per sempre qui in questo istituto. Thank you.
Edoardo Albano, seconda C dell'Istituto Agrario. Cosa ti piace di questa scuola? Soprattutto i laboratori. La nostra scuola comprende 44 laboratori, più l'azienda che si estende per 17 ettari ed è un laboratorio naturale, diciamo, dove produciamo pesche, vino, abbiamo un terreno seminativo, un chiueto, quindi una vasta gamma. Inoltre abbiamo delle serre dove produciamo fiori e piante officinali, come la lavanda, il lino, il rosmarino e la salvia. Che cosa vorresti fare da grande? L'ingegnere meccanico. Però sto ancora pensando al mio futuro nel campo dell'agronomia. Padre Natalino, è nata questa collaborazione con l'Istituto Agrario, soprattutto di formazione per utilizzare questi trattori in Uganda. Sì, abbiamo trattori in Uganda, due trattori in New Holland, anche la Fiat che funziona molto bene. Però dobbiamo avere i nostri giovani che vengono qua imparare a lavorare, trattorista, allevamento. Ecco, anche possiamo fare latte perché abbiamo bisogno di produrre latte. Nel mio villaggio non abbiamo latte, anche i bambini non hanno niente da bere, allora sarebbe importante fare la formazione alle nostre giovani, così domani diventano grandi agricoltori per l'Africa. Quindi un connubio che crescerà sicuramente negli anni grazie anche all'Istituto Agrario. Sì, grazie. Sì, vorrei ringraziare tanto l'Istituto Agrario, anche il presidente dell'Istituto, la scuola, tutto quello che loro fanno per l'Italia. Possiamo nascere, ecco, insieme, camminando insieme, un rapporto intimo, anche fare un omaggio di cambiare i nostri studenti che possono venire qua a imparare, i professori vanno a insegnare la nostra gente in Africa, così possiamo nascere anche lo sviluppo per tutti noi in Africa. Grazie. Consolidata sul territorio dal 1882, che vanta un partenariato esterno notevole, anche perché la Piana del Sele è stata notevolmente incrementata relativamente alle attività imprenditoriali proprio da ex alunni dell'istituto. Pertanto c'è un senso dell'appartenenza straordinaria e l'apertura al territorio proprio con l'Open Day della scuola è caratterizzata dalla presenza di tutte le realtà aziendali più importanti. Ci tengo a sottolineare che sono realtà che poi caratterizzano i rapporti di alternanza scuola-lavoro. Noi abbiamo un'azienda agraria annessa a questo istituto, pertanto tutte le attività di alternanza scuola-lavoro che sono tipiche di questa innovazione legislativa, la cosiddetta buona scuola, per noi in realtà non sono assolutamente una novità, perché noi oltre a disporre di un'azienda, quindi oltre ad attuare tutte le attività di alternanza all'interno dell'istituto stesso, disponiamo intanto di due pullman e di uno scudo Fiat che con i sopralluoghi aziendali direttamente gestiti da noi consentono ai ragazzi di avere una panoramica assoluta su tutte le attività imprenditoriali. In più gli opifici che sono aperti questa sera al territorio, parlo della cantina quindi con i vini, il caseificio e il confetturificio con tutta la trasformazione dei prodotti che è tipico tra l'altro di uno degli indirizzi di questa scuola, garantisce la possibilità di spendere immediatamente il titolo di studio in uno dei settori che si incontrano già all'interno
all'interno della scuola, sia per il numero di laboratori e sia soprattutto per le aziende partner che caratterizzano una interazione costante tra il pubblico e il privato che consente all'alunno anche di elaborare un'idea imprenditoriale di sicuro successo. Ci tengo a dire che l'obiettivo di questa scuola è quella di trattenere gli alunni sul nostro territorio. Unitamente all'Università degli Studi di Salerno, tra l'altro quest'anno, abbiamo consolidato i rapporti di studio anche futuri, perché è vero che il titolo di studio è immediatamente spendibile, nella società liquida e complessa in cui viviamo è un'attrattiva notevole per gli alunni che si iscrivono in questo istituto, che peraltro ha registrato un incremento notevole del numero di iscritti, almeno coerente con l'aumento del PIL nel settore primario, che è l'unico settore che ha uno sviluppo straordinario non solo nella Piana del Sele, è il caso di pensare alla quarta gamma per esempio, ma anche e soprattutto per tutto il territorio nazionale. Quindi noi siamo caratterizzati da un'eccellenza che in qualche modo è stata anche alimentata dagli alunni che sono usciti da questa scuola e che contemporaneamente non solo può garantire la continuità dello sviluppo di questo territorio, ma può garantire anche una sinergia con lo studio successivo grazie a questo partenariato con l'Università degli Studi di Salerno, che ci consente di radicare ulteriormente cultura, ambiente e soprattutto la sana alimentazione, perché i rapporti tra alimentazione e salute ormai sono diventati sempre più stringenti e soprattutto c'è un interesse collettivo e anche un dovere etico da parte della scuola di promuovere tutte le conoscenze, tutte le competenze necessarie a garantire una migliore qualità della vita di tutti e contemporaneamente soprattutto di garantire agli alunni un futuro lavorativo certo che consenta loro di vivere felicemente, con entusiasmo e serenamente su questo straordinario territorio sulla quale noi abbiamo avuto la fortuna di insistere sia come scuola, come formatori, ma soprattutto come parte integrante di una comunità educante straordinaria, che il numero di ospiti che abbiamo qua a testimoniare questo partenariato questa sera suggella in una maniera memorabile e soprattutto encomiabile. Master Wine, ossia Andrea Moscariello, uno dei più famosi sommelier della regione Campania. Questo connubio con l'Istituto Agrario come nasce? Beh, nasce tanto tempo fa, io ero un ex alunno e quindi ritrovarmi qui è sempre un'emozione. Nato tanto tempo fa, come dicevo, ed essere qui per me è un'emozione. Un progetto molto interessante, quando mi ha chiamato la preside non potevo dire di no, anzi un'emozione molto grande, e sono qui a presentare questi vini, attimi divini che stiamo vivendo insieme a voi, ma soprattutto che stiamo degustando. Siamo qui a presentare queste tre tipologie di vino, un Fiano, un Aglianico e un Aglianico Rosato, che rievocano delle tradizioni, ma soprattutto fatto con tante passioni da questi splendidi ragazzi, da questi splendidi professori. Vini che presentano soprattutto delle antiche tradizioni, ma soprattutto delle antiche territorialità, tant'è vero che prendono dei nomi delle antiche storie, delle antiche tradizioni ebolitane: Montedoro, Casarsa e Palmentum. Io vi invito a degustare con noi, ma soprattutto a restare qui in questo splendido Open Day. In questi vini qual è il sapore prevalente? Soprattutto prevale tanto amore da questa splendida cantina, da questo splendido istituto e da questi splendidi ragazzi, come dicevo prima. E prevale tanta persistenza, tanta aromaticità e tanta voglia di stare insieme, perché il vino è convivialità, il vino è passione, ma soprattutto il vino è integrazione, come l'Istituto Tecnico Agrario. Poche le scuole che oggi come oggi offrono questo tipo di formazione. Il mio obiettivo è continuare gli studi presso una delle facoltà di scienze agrarie, perché ora ci sta anche questa novità di Fisciano,
che per noi studenti, io frequento ancora il quarto, quindi avrò per fortuna mia un altro anno ancora per poter scegliere quelle che poi saranno, diciamo, la via giusta su cui continuare. Però sicuramente continuare gli studi è un obiettivo e soprattutto specializzarmi nel settore, perché oggi come oggi questo settore sta crescendo sempre di più, anno dopo anno sono delle innovazioni non indifferenti e anche gli investimenti dal punto di vista economico stanno aumentando e le possibilità di lavoro sono sempre migliori. Innanzitutto c'è da dire che è un'istituzione molto antica che nel proseguo dei suoi anni ha formato agronomi molto importanti in ambito nazionale e internazionale. È un'istituzione che si divide in tre specializzazioni che portano gli studenti ad entrare da subito nel mondo lavorativo, essendo anche un diploma finito, ma volendo si può continuare anche negli studi universitari ampliando le proprie conoscenze teoriche da applicare nel mondo pratico. Diciamo che molti stanno ritornando all'agricoltura perché questo settore ha bisogno di molta attenzione da parte dei giovani. Spero di continuare lo studio in questa istituzione attraverso la scienza agraria nelle università che risiedono nella regione Campania, poiché sono sicuro che questo percorso di studi mi porterà ad avere un futuro eccezionale.